Nessuna anomalia, nessuna irregolarità, tutti ammessi, i cinque candidati a sindaco in corsa al comune di Agrigento. L'ok è arrivato stamattina dalla commissione circondariale della prefettura che ha anche provveduto al sorteggio. In testa alla scheda elettorale ci sarà Mariella Lobello, in seconda posizione l'uscente Marco Zambuto, terza posizione assegnata a Gian Piero Carta, la quarta a Totò Pennica e chiuderà Giuseppe Arnone. Ed è dunque già campagna elettorale, oggi prima uscita pubblica per l'MPA per la presentazione dei candidati in corsa al Consiglio Comunale. All'incontro presente anche il candidato sindaco, sostenuto tra gli altri dal Movimento per l'Autonomia. Primi nella lista, quindi tutto a posto, la campagna elettorale finalmente è nel vivo, gli incontri nei quartieri con la gente, con le proposte, con i programmi ed insieme, perché no, con le differenziazioni. Insomma, questa città che torna al centro di un interesse, per quanto ci riguarda un interesse che continuerà anche il giorno dopo, le settimane dopo, i mesi dopo e gli anni dopo, questo gruppo, questa coalizione, questo impegno al servizio della città per parlare, per discutere, per confrontarsi, ma soprattutto per ascoltare. MPA pronta per la sfida? Ma assolutamente sì, siamo il partito che riteniamo di maggioranza relativa ad Agrigento Città. Il nostro candidato è un candidato senza tessera, è un candidato che abbiamo con forza concorso alla scelta e su cui ci identifichiamo. Ormai le liste sono presentate, si conoscono tutti i nomi che concorreranno per un posto all'Aula Sollano. Ecco, nei giorni scorsi il PD l'aveva sollevato un polverone. Quanti candidati sono stati attinti dal settore sanità? Ma guardi, io ho detto poc'anzi provocatoriamente, ma perché non fanno una proposta i parlamentari del PDL perché si sospenda l'elettorato attivo e passivo ai funzionari o ai dirigenti delle ASP in attesa che il Popolo della Libertà ritorni in maggioranza in Italia, in Sicilia ed Agrigento? Noi abbiamo candidato una persona che si era candidato l'altra volta che è dipendente dell'ASP, un altro candidato che l'altra volta, che è un mio parente, o meglio ancora un parente di mio fratello, che è un candidato, che l'altra volta aveva candidato la fidanzata, e altri due candidati che sono sul piano numerico una rappresentanza di appena il 10%, ma che mi permetto di dire sono alla stessa stregua candidati che per numero eguagliano gli altri funzionari che sono impegnati nella pubblica amministrazione.